Ragazze, un altro video challenge vi aspetta. Mi trucco con un blush. È un video ovviamente tag dove vado a sfidare la mia cara amica Millie del canale Millie Makeup. Eccoci pronte a realizzare un nuovo make-up, un nuovo video challenge. Trucchiamoci con un blush. Quindi passiamo subito all'applicazione del prodotto. Io sono andata a prendere questo qua che si chiama Lady Blush. È un blush ovviamente in crema, perché sennò i rossetti in polvere. Bisogna mischiarli un po' con un lucidalabbra. Visto che ci dobbiamo truccare con solo un prodotto, sono andata a scegliere appunto questo blush di MAC. Allora, andiamo subito a mettere un po' di ombretto sulla nostra palpebra. Vado a prendere un pennello per le creme, ovviamente, e vado ad applicare il mio ombretto. Ovviamente la base ci sta, che si fa col fondotinta, il correttore. E quindi anch'io ho applicato fondotinta e correttore. È molto naturale, ragazze. Molto, molto naturale. E appunto la sfida sta nel truccarsi solo con un prodotto. Millie, questo giro sei rimasta fregata. E quindi mo tocca a te. Chi toccherà poi? Ma è molto tenue. E allora, visto che con questo pennello non viene su bene, provo con un pennello più fitto. Ok. È un colore naturale pescato, quindi non pensate di vedere chissà che risultato succede. Io qui lo vedo bene, ma voi non pensate di vedere chissà cosa in camera, perché effettivamente si nota pochissimo, veramente poco. Quindi ho deciso di lanciare questa sfida alla mia amica Millie, visto che è il primo, che vi lascio qui il link, vi lascio la scheda informativa, l'ho lanciata a Ingrid del canale Crazy Makeup, un'altra mia carissima amica, e quindi è giusto, no? Farle un po' tribulare. Voi non so se potete vedere, se riuscite a vedere. Ok, si vede? Allora, si nota veramente poco perché comunque è un blush carne. L'ombretto lo abbiamo applicato, andiamo a prendere il dito e andiamo a mettere il blush. È proprio un color carne, vedete? Quindi è veramente si nota poco. Io ho deciso di scegliere questo, è leggermente pescatino. Quindi, come ho fatto con Ingrid Millie, puoi utilizzare, vabbè, ovviamente un mascara, perché sennò. E andiamo con il rossetto. Vado a prenderlo col dito. Vedete com'è chiaro. Volevo prendere un pennellino piccolo a lingua di gatto. Vado a prendere questo e vado a mettermi il rossetto.
Questo è un naturale pescato. È uno dei pochi blush in crema che ho. È stato un regalo di una mia amica. Un Natale, siamo andati da MAC e io ho scelto questo blush, ero in fissa con i blush e mi piace tantissimo. Un po' smortino sulle labbra, eh. Vi devo dire una cosa, ragazzi, voi non lo vedete bene sugli occhi. Adesso andrò a spegnere la luce per vedere se magari con la luce spenta si nota meglio, però dà proprio un tocco naturale. Cioè, sinceramente, è un make-up naturale, molto naturale ed è non è male, ragazze, veramente. Adesso vado ad applicare il mascara, vado ad applicare il Gentleman di Mulac, che è il mio mascara preferito dopo il Better Than Sex. Quindi Milly, allora ti concedo il fondo a base, ovviamente, fondotinta, correttore, eccetera eccetera. Questo è il mascara, guardate con una passata, ragazze, secondo me è veramente top. E ti concedo quindi fondotinta, mascara, correttore, mascara e blush, che farà appunto il resto del make-up. Quindi buon divertimento, tesoro mio. Non vedo l'ora di vedere il tuo video. Questo mascara è stupendo, ve lo straconsiglio. Se non l'avete mai provato, ve lo consiglio. A differenza di quello di Nabla, ragazze, questo è veramente spettacolo. Ok, vado a provare a spegnere la luce a vedere se no, non si nota. Però vi posso garantire che è un colore molto molto bello. È molto naturale, sobrio, tranquillamente si può andare in giro così. Dà proprio quel tocco di colore sulla palpebra, sulle guance ho abbondato. Mi piace tantissimo, tra le altre cose. È il blush in crema che adoro di più di tutti. E questo è il risultato finito con un blush in crema, appunto. Aspettate perché non trovo più. Ah, mannaggia, volevo pettinarmi le sopracciglia. Fa niente. E niente, ragazze, allora questo è il make-up finito con un blush in crema. Milly, sono curiosa di vedere cosa combinerai tu con un blush in crema o con un blush in polvere. Decidi tu, un blush, basta che sia un blush. Io ho scelto in crema per facilitarmi le cose, poi decidi tu. Quindi ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, venite a trovarmi su Facebook, sulla mia pagina Facebook e su Instagram. Mi raccomando, condividete questo video. Vi mando un enorme bacione. Milly, ti aspetto. Ciao!